Ciao a tutti, eccomi qua con un'altra piccola guida che mi è stata richiesta da una ragazza su YouTube. Lei vuole sapere come fare una certa misura di un disegno e per poi tagliarlo su Silhouette Cameo. Come sapete, io quando faccio i video faccio vedere anche i passaggi di quella determinata azione. Evidentemente la ragazza in questione non ha visto il video perché non le interessava. Mi sono riportata nell'area lavoro un disegno che avevo fatto io. Poi bisogna andare aprire la finestra scala e agire su questi parametri. Se usiamo la voce scala, questo ce lo ridimensiona in percentuale. Vedete, se io sposto e faccio, scusate, dovete sempre selezionare. Se io sposto e fate inserire, ve lo mette, vi ridimensiona in percentuale, quindi questo è 67,5. E questo vale la stessa cosa. Diciamo, qui dobbiamo cambiare i valori. Se noi cambiamo, per esempio, questa ragazza vuole una certa misura che sarebbe di 13,56 cm per 20,12 cm. E come sapete, noi dobbiamo cambiare in millimetri perché non c'è il centimetro. Quindi 13,56 cm diventa 130,56, e come vedete ha cambiato automaticamente il valore sotto perché abbiamo blocca aspetto inserito. E facciamo inserire, vedete, fa la stessa funzione della scala ma con i valori che abbiamo dato noi, questo valore. Mentre se vogliamo dare proprio tutte e due, cambiarli completamente, dobbiamo togliere blocco aspetto. Adesso riporto l'immagine a come era in partenza. Tolgo blocco aspetto la spunta e faccio sopra, come ho detto, 130, scusate, 130,56 per 20, che sarebbero 200, 12, e faccio inserire, ed ecco qua il valore larghezza e altezza decisa da me. Mandiamo al taglio, ed ecco qua che abbiamo impostato la nostra immagine della misura che abbiamo noi deciso. Io spero di essere stata chiara, scusate tutti questi giri di parole. Spero che vi sia di aiuto. Per ora è tutto. Se commentate o vi iscrivete al mio canale, sono super felice e io vi saluto al prossimo video. Ciao!